<ride> mm? Mm? ok ci siamo con i miei petardi santa sveglia del telefono che mi ha ricordato che era l'orario che io mustavo scurdan e invece sono apparuta mi sono pure scordata di pubblicizzare come al solito che cavolo c'ho qua? un pelucco? no mi sono scordata come al solito di pubblicizzare come al solito la live speriamo che qualcuno appaia <ride> che mi ero dimenticata vabbè che lo sapete che al venerdì tanto appaio però di solito Faccio un minimo di sponsorizzazione avvisando che ci sarebbe stata la live, eccetera. Invece, stavolta, qua proprio me so scordata anche come mi chiamo. E mi, cioè, posso fa niente. Sto rinco, è una settimana che sto rinco, ma sto proprio tanto rinco, mica poco. Mamma. Ieri sera stavo registrando dei video tutta bella intenta a metterli sul canale in programmazione per, per accumulare un po' di tempo, per recuperare un po' di tempo. Faccio il primo che era relativamente breve, 15 minuti, 17 minuti. Va benissimo. Faccio il secondo, 19 minuti o forse 20. Perfetto. Faccio il terzo era una chiacchierata lunga su una storia del paranormale particolare. Ciccio, buonasera. E tutto parlo per 37 minuti, dopodiché saluto tutti come al mio solito, parto per spegnere la registrazione. Ta non avevo registrato. Ho parlato 37 minuti come una deficiente da sola, facendo battute imbecilli da sola e non ho Registrato una mazza. Ciao Simo, buonasera. Mi sarei mangiata al telefono. Già che io e i telefoni non abbiamo un bel rapporto ci manca anche che mi fanno i rispetti. Ma proprio partita convinta che stavo registrando. Va ben che sono atea, perché se non fossi atea avrei tirato giù una decina di pantheon. Giuseppina, buonasera. Steffi, ciao, buonasera. Davvero, ieri sera. Musa magnato. Ma guarda, normalmente qui sul gruppo parliamo un po' di tutto, chiacchieriamo tra di noi con tutto quello che ci viene in mente, non c'è un argomento fisso. L'argomento fisso lo faccio sulle live, quelle che sono sul canale YouTube a lunedì, perché lì siamo tantissimi e allora cerco di tenere un po' la rotta della live. Qua normalmente siamo un numero abbastanza limitato e quindi riusciamo a chiacchierare un po' di più, magari così un po' a random di quello che ci viene in mente. Anche perché a volte, magari uno c'ha un dubbio su una cosa, uno c'ha un dubbio sull'altra, e a me vengono anche utili queste live, così dove si chiacchiera di tutto quello che ci viene in mente perché mi danno nuovi spunti per poi fare magari anche dei video mirati o delle live mirate, nel caso. Quindi, diciamo che qui non c'è. Oh, polveri colorate, spiritismo? polveri colorate in che senso riti beh allora aspetta perché si fa purtroppo un'estrema confusione nelle cose proprio per colpa del folklore de dei detti e di quelli che ci marciano perché purtroppo in questo mondo o meglio in tutti i mondi Alessandro buonasera, Maria buonasera In tutti i mondi dove la gente ci capisce poco Il furbo di turno che ci marcia su, con nozioni sbagliate c'è sempre Il problema è che poi queste nozioni sbagliate girano, girano, girano Da quando poi c'è il web e c'è internet Proprio vengono copie incollate nel senso vero della parola E si diffondono a macchia d'olio Lo spiritismo... È la cultura e lo studio del mondo spiritico, quindi delle entità, che non hanno nulla a che vedere con l'esoterismo, ma proprio niente, sono relativamente legate all'occultismo, ma perché? Perché in occultismo ci sono delle tecniche, delle pratiche per poter eventualmente invocare o evocare delle entità. Sono legate alla necromanzia, come tipo di, ra di ramo legato allo spiritismo, ma per quanto riguarda, buonasera Maria Teresa, i riti e i rituali eh, esoterici con lo spiritismo non hanno nulla a che fare. Purtroppo i rubaspiccioli, e questo lo dirò in eterno, ci marciano tantissimo. Vi dicono che avete un'entità malevola che vi gira intorno, un'entità grappata alla vostra testa, un defunto che ce l'ha con voi per qualche motivo, un legame con un defunto di sette vite precedenti in cui l'avete ucciso e lui si vuole vendicare e altre mille puttanate del genere. In realtà, no. E anche no I defunti non seguono nessun ordine dei vivi Quindi scordatevi il prete e il suo esorcismo eh, Il Dalai Lama e il suo esorcismo Il Pope e i suoi esorcismi Perché ai defunti di quello che dicono gli esseri umani Non gliene può fregare meno Sara buonasera <ride> Io adoro cucinare e adoro mangiare è tutto il resto dopo che non mi piace lavare i piatti e mettere a posto. Dicevo Allora, eh, io non so al momento di che polveri tu stia parlando, perché polveri colorate no, non so cosa tu intenda. Ci sono delle polveri che vengono utilizzate da alcuni occultisti anche per le vocazioni ma non sono colorate cioè normalmente sono o bianche o color mattone proprio perché è polvere di mattone se no bianca normalmente è la cascarilla il sale di per sé che viene utilizzato a volte in alcune vocazioni che è sempre bianco anche perché il sale rosa non va bene non funziona ma altre polveri colorate utilizzate collegate allo spiritismo non mi pare ce ne siano. Una polvere celeste? Mai vista. A meno che non stai parlando, forse la trovo, te la faccio vedere. Di questa, ma con gli spiriti non c'entra molto. Questa è polvere di lapislazzulo è un celeste per vinca più o meno e viene utilizzata in alcuni rituali eh, dove serve un certo tipo di vibrazione la parte della pietra la l'apislazzolo però non ha nulla a che vedere con i rituali eh, legati all'occultismo allo spiritismo che poi qualcuno la utilizzi vedi qual è anche il problema che purtroppo Molti occultisti farlocchi o <ride> che hanno studiato male collegano molto spesso roba tipo il colore azzurro: angeli, il colore nero: demoni malvagi, il colore rosso dipende a volte. Ifrit e jinn, a volte Satana in persona, a volte altre robe. Comunque, il rosso fa sempre paura a tutti. Rosa, amicizia e passione perché si riferiscono un po' anche poi ai collegamenti con i colori delle pietre via dicendo, appunto, lapislazzzuli. E... Ma in realtà le entità con i colori hanno poco a che fare. O, meglio, sì, hanno il loro colore preposto per le candele, eccetera, però eh, appunto per le candele. <ride> Prego, Ciccio, allora. Aspetta che devo aprire Simone, ok. Ho sognato un essere piccolo, proprio più di un metro. Aspetta che ti ho perso. Un essere piccolo, più di un metro, pelato, con i capelli rossi, dietro la nuca, da un orecchio all'altro, baffi folti e rossi. Correva davanti a me dicendomi di seguirlo, correva come il coniglio di Alice. <ride> Diceva, seguimi, me, seguimi me, e correva, sai chi sia? Con i capelli rossi, mezzo pelatino, abbastanza tappo, eh, eccetera. L'unico che mi può venire in mente è lepracaun, che è un essere del piccolo popolo, chiamato Leprakaun nella mitologia irlandese, però in generale. Lui sta da tutte le parti, non è che sta solo in Irlanda, solo che in Irlanda lo conoscono e gli hanno dato il nome di Lepracaun. L'unico che mi venga in mente conciato a quel modo, più o meno è lui. I tuoi libri che io ho preso mi hanno aiutato tantissimo perché spieghi tutto. Ti ringrazio Sara, ne sono davvero contenta, credimi, perché è uno dei miei scopi principali sia dei video sia dei libri, proprio quello di cercare di spiegare al meglio determinate questioni. Dani, buonasera! Non mi facevo entrare, di ma guarda, sta cioccando come una lama di nuovo, meta! Cioè, non esiste proprio, non mi fa condividere sui gruppi dal computer, devo andare col telefonino a cercare il mio post e mandarlo sui gruppi perché non c'è l'invio! Cioè, ciocca come una lama, davvero, di nuovo! Questa storia che non mi arrivano più le notifiche deve finire! Ma guarda, sta giocando, ti, ti ripeto, sta giocando come una lama! Meta sta facendo schifo. Ora, togliendo che lunedì scorso, che poi io ero delusissima, ma in realtà è stato un deficit di YouTube. Però YouTube ha un casino, una volta ogni 3-4 anni: gli si può anche concedere. Non ha mandato le notifiche di attese e via dicendo dei, dei miei video, della mia live. In più, io avevo fatto. Eh, la pubblicità praticamente un paio d'ore prima Senza avvisare, senza ricordare eccetera Ci stava che alla fine siamo stati in pochi alla live Invece Meta, soprattutto Facebook in particolare Sta facendo schifo Sono tre giorni che saltano le cose Che non le condivide Che dal computer sì e dal cellulare no O dal cellulare no e dal computer sì Se capisce una sega <coughs> Parlando male E... È un macello, continuano a fare aggiornamenti. Continuano a cambiare le cose, le lasciassero come stanno. Che nessuno vuole aggiornamenti nuovi, ma anzi, si concentrassero sul far funzionare gli ultimi che hanno messo, invece che crearne di nuovi, farebbero cosa buona e giusta. E invece, no, incasinano tutto e basta a prescindere. Vedi che piano piano i petardi tornano comunque, perché a me la pettinatura della parrucchiera non mi rimarrà mai. <ride> e quindi niente, tornando al discorso che peraltro ha fatto venire fuori Ciccio, ma che è estremamente interessante, è proprio questa questione qua di cui parlavo prima, del fatto che purtroppo e poi approfondiremo per quanto riguarda lo spiritismo proprio quindi gli spiriti ah, grazie Ale <ride> ti <'gerasciun>. tolte <ride> approfondiremo poi lunedì durante la live sul, sul canale youtube dato che l'ho improntata proprio eh, buonasera assunta <ride> dovere <ride> L'ho improntata proprio sui luoghi comuni e le stronzate che girano per quanto riguarda i defunti. Però, ecco, purtroppo non è che le, le cavolate girino solo sui defunti. I defunti sono il mio vero ramo, perché io sono medium, non è che le altre cose le ho studiate, le studio tuttora, continuerò a studiarle, ma non rientrano nelle mie facoltà personali. Invece lo spiritismo e la medianità sono le mie. E quindi eh, diciamo che purtroppo sugli spiriti in generale, ma anche su tutto quello che riguarda il mondo del paranormale a 360 gradi, tra le religioni tutte, io non ce l'ho con una religione, tutte monoteiste, politeiste, antiche, moderne, wicca, celtiche, eh, cristiane, cattoliche, musulmane, protestanti, buddiste, induiste, chi più ne ha più ne metta, hanno inculcato nella testa delle persone cose che non hanno proprio nessun senso nel vero mondo invisibile. Inoltre, Oltre alla, alla fuffa religiosa di base di tutti i tipi, poi purtroppo ci sta la fuffa folcloristica che sarebbero tutte le varie superstizioni e dicerie degli anni e anni in ore da venire, ora pro nobis, che hanno calcato la mano, descrivendo stupidaggini enormi e Dulcis sinfundo da, dagli anni 60 grosso modo in poi, quindi con l'avvento della New Age, anche tutta quella serie di cialtroni, ruba soldi e ruba spiccioli che hanno un interesse particolare a farvi credere cose che non esistono, a farvi avere paura di questo mondo, così che loro arrivano a liberarvi e voi pagate. A fingere di saperne tanto inventando cose o riportando a pappagallo stupidaggini dette da altri farlocchi. Quindi è un gran casino riuscire a ripulire le idee che si hanno su tutto il mondo del paranormale, che si parli di esoterismo, di occultismo, di spiritismo, di medianità, di eh, dimensioni di qualsiasi diramazione. Ho appena visto il video che hai pubblicato stasera, mi hai fatto capire tante cose. È successo anche a me. Ho letto prima il tuo commento, poi di là non ti potevo rispondere, perché stavo già decorsa per venire di qua. Ho letto, ho letto, e sì! Diciamo che dopo che ho letto anche alcuni commenti, in effetti, l'avevo accennato in un altro video perché ne avevo parlato per qualche motivo riguardante appunto qualche situazione simile. Eh, però ecco stavolta l'ho raccontata proprio per come è andata tutta la situazione e, mh, succede succede soprattutto quando appunto non è la tua ora e non serve a nulla che tu possa diciamo avere delle come si dice possa aggravarsi la, sua, la tua situazione quando non è un tuo nodo del destino se non è un mio nodo del destino che io devo riportare 50.000 ustioni eh, o finire al pronto soccorso non c'è necessità che io abbia le ustioni posso anche averle ma se qualche entità che sia defunta o che sia guida o che che sia c'ha l'attimo che c'ha voglia di dare una mano quello lo fanno perché non rientrava né nella tua ora, nella mia ora, e né non c'era la necessità di avere, diciamo, delle complicazioni diverse per quegli incidenti. Antonella, buonasera, Cinzia, buonasera. Il discorso è, come ripeto e come ho già spiegato, noi arriviamo in queste vite terrene già con la nostra data di scadenza anche se poi ci sono delle eccezioni che riguardano il suicidio oppure riguardano l'incidente voluto dal libero arbitrio di altre persone, tra cui rientra anche l'omicidio, e in quel caso lì può succedere che la data di scadenza venga anticipata. La data nostra di scadenza comunque non potrà mai essere posticipata per cui prima della nostra data presunta di dipartita ci se ne può andare per un motivo o per l'altro dopo no quindi nessuno ci salva la vita quando è il momento ovviamente vuol dire che non era quella l'ora e non saremmo comunque morti ma il discorso qual è? anche se non sarei comunque morta, potrei aver avuto a seguito di quell'accadimento un incidente che mi portava ad avere delle ripercussioni magari di salute, delle problematiche di, di ustioni, di un arto rotto o vai a sapere cosa, che in realtà appunto non era un nodo, non era una delle nostre tappe. Perché? Perché l'ho già spiegato anche nei miei video quando veniamo in queste vite terrene, noi abbiamo 1, 2, 50, 120, 10, ognuno ha le sue tappe da superare. Tutto quello che, però, succede intorno a queste tappe mentre continuiamo ad andare avanti verso le nostre tappe, Caterina, buonasera. Non sono cose necessarie, sono solamente le strade che noi abbiamo intrapreso. Se non sono nodi, possiamo in qualche modo evitarli o viverli in maniera differente. Buonasera, mio figlio è caduto col motorino ed è morto a 14 anni. Purtroppo Caterina, anche se è una cosa che ovviamente ci fa soffrire ed è normale che sia così eh, probabilmente nel caso di tuo figlio era venuto in queste vite terrene in questa vita terrena per fare determinate esperienze e in mezzo a queste esperienze proprio quella di venire a mancare magari giovane in un incidente perché anche quelle sono esperienze che le nostre anime devono fare For per fortuna e per sfiga in contemporanea, per fortuna quando torniamo, diciamo nell'aldilà, ci rendiamo conto che era un cammino che avevamo scelto noi perché dovevamo fare quell'esperienza. E quindi l'anima è comunque tranquilla e serena. Per quanto riguarda invece eh, tutta la situazione, che noi andiamo a lasciare nelle vite terrene, vero. Che una situazione di questo tipo implica la sofferenza di tantissime persone intorno, implica un cambiamento radicale delle vite delle persone legate a, a chi, appunto, eh, ha un incidente tipo di questo tipo e via dicendo. C'è da dire che anche queste potrebbero essere tutte esperienze decise dalle nostre anime quindi mh, come posso spiegarti magari lui aveva scelto di fare quell'esperienza e ha trovato l'anima di te come mamma che dovevi fare l'esperienza al contrario cioè di perdere un figlio molto giovane potrebbe anche non essere potrebbe anche essere invece che sia stato per colpa e qui c'è la colpa di qualcun altro io ora non so se sia caduto da solo il ragazzo o se magari sia caduto a seguito di un incidente per colpa di qualcun altro ecco se fosse successo a causa di un'altra macchina di un altro guidatore di un'altra persona che ha creato l'incidente potrebbe anche essere che in realtà non era quella la sua data di scadenza ma è stato travolto dal libero arbitrio di qualcun altro, quello che dicevo prima, perché le nostre vite terrene possono essere interrotte prima della data di scadenza, ma mai dopo. Se noi ci reincarniamo per fare esperienza, per nutrirsi con i ricordi nell'aldilà e per arricchire e evolvere la nostra anima, ogni volta che moriamo la destinazione è sempre la quarta dimensione? Oppure a furia di evolvere si passa anche in altre dimensioni? No, non si passa da nessuna parte, non si passa da nessuna parte perché noi siamo anime della quarta dimensione, non possiamo ascendere come si inventano. I creatori del nirvana e di altri luoghi vari ed eventuali ehm, allora ti faccio un esempio un esempio proprio terra a terra io nasco vado all'asilo nido poi vado all'asilo non mi ricordo come si chiama ora comunque l'asilo normale io parlo all'antica poi vado alle elementari, poi vado alle medie, poi vado alle superiori, poi vado all'università. Arrivata all'università, decido di prendere una laurea, poi due lauree, poi tre lauree, poi quattro lauree. Mi fanno docente dell'università, alla fine divento il preside dell'università. Eh, fino all'età pensionabile io lavorerò e starò dentro a quella università. Ma non vado perché ho imparato tanto, che ne so, su Marte o sulla Luna. Io sono un essere umano terrestre e rimarrò sulla Terra. Lo stesso discorso, noi facciamo le reincarnazioni principalmente per una questione meramente energetica. Quindi noi tendenzialmente potremmo anche venire in queste vite terrene senza nessun nodo e senza fare nessuna esperienza, non ce ne può fregare di meno di fare qualche esperienza. Problema è che, più le nostre anime imparano, più evolvono e più accumulano energia, e più riescono anche a imparare a sfruttare, a trarre. E gestire quell'energia in maniera differente. Quindi si può arrivare a dei livelli nei quali magari non è più necessario reincarnarsi. Quello sì, e si può assumere degli altri ruoli direttamente e sempre solo all'interno dell'oltre. Attenzione perché la reincarnazione è comunque, rimarrà comunque una scelta. Quindi io potrei essere talmente elevato da non dovermi più reincarnare, ma avere altri ruoli di là perché ho imparato ad assorbire energie in altri modi, ma decido lo stesso di tornare a reincarnarmi. Questa idea la rende molto bene la descrizione di una figura elevata che hanno in Asia. Eh, in Asia esiste una figura elevata che viene chiamata, a prescindere da chi che sia, proprio la, la figura in sé, viene chiamata Bodhisattva. Il Bodhisattva cos'è? È una persona, qualsiasi uomo, donna, bambino che sia, è una persona che tendenzialmente non aveva nessuna necessità di reincarnarsi, ma lo fa semplicemente perché ha intenzione di aiutare altre anime a evolversi prima e meglio. Quindi è una sorta di anima buona che decide di reincarnarsi e di tornare in queste vite terrene al solo scopo di aiutare gli altri. Tant'è vero che moltissimi nella storia delle varie religioni asiatiche, moltissimi, tra virgolette, santoni del passato, eruditi, saggi eh, e via dicendo, venivano considerati appunto dei bodhisattva, ovvero delle persone con un'anima talmente elevata da essere tornati sulle vite terrene al solo ed unico scopo di aiutare gli altri aiutare a evolversi, non aiutare in senso materiale ovviamente. Ma per quanto riguarda il salire o cambiare dimensione, assolutamente no. Alcune entità o anime estremamente elevate che hanno delle capacità particolari di movimento possono, come te la spiego in maniera semplice, tra virgolette, tra tante virgolette, possono fare visita ad altre dimensioni. Ad esempio, io in astrale e alcune anche delle mie consorelle di congrega, in astrale riusciamo, dopo una determinata meditazione, uscita in astrale tutto quanto, ad andare per un breve periodo di tempo anche da Vivia, eh, uscita in astrale, nella quinta dimensione delle entità elevate, però, per esempio, non ci possiamo soffermare lì perché la vibrazione di quella dimensione è talmente alta che va a cozzare con la vibrazione della nostra anima. Le nostre vibrazioni non cambiano, la nostra anima ha le sue vibrazioni, tutto nell'universo ha la sua vibrazione. Spero di essere riuscita a chiarirla, sta cosa perché non è proprio semplicissima da spiegare in parole povere. Comunque, come dicevo, la base delle reincarnazioni per ogni anima che necessita di reincarnarsi è sempre, in primis, quella del nutrimento energetico, quindi quella del seminare più ricordi possibili di se stesso. Poi, in secondo tempo, viene anche eh, diciamo, l'opportunità di fare nuove esperienze e quindi anche di far imparare, far apprendere di più alla nostra anima stessa. Come esempio, cosa potrei portarti? Potrei portarti un cambio di lavoro. No? Io faccio per dieci anni la spazzina e poi di punto in bianco... Mi dicono se voglio cominciare a fare un nuovo lavoro e andare a fare l'impiegata in posta. Sto facendo un esempio scemo, ovviamente. Questo cosa mi comporterebbe? Mi comporterebbe un'entrata maggiore di stipendio, ovviamente. Dall'impiegato allo spazzino c'è un'entrata maggiore di ciò che serve a noi in queste vite materiali, quindi i soldi, <ride> lo stipendio. Ma c'è anche la possibilità di imparare un nuovo mestiere, di imparare nuove nozioni più alte, più acculturate, più precise rispetto al fare lo spazzino, senza offesa e con tanto di cappello eh? Per gli spazzini io parlo l'antica, ora non mi ricordo eh, operatori ecologici, mi pare si chiamino, ma io i termini che usano adesso non li userò mai, io parlo come mangio. Ecco, diciamo che il rapporto è quello, quindi un'opportunità ma anche un guadagno. Ciao a tutti, che buonasera. Qual è la sostanziale differenza tra vibrazioni basse e vibrazioni elevate? Allora, intanto non si chiamano elevate, ma si chiamano alte. So che può sembrare un sinonimo, ma in realtà non sono elevate. Una cosa elevata è una cosa che si è innalzata e rimane sempre lì. Invece le vibrazioni tendono a oscillare, quindi a salire e scendere, per cui si chiamano basse e alte. È un discorso più che altro in questo preciso caso, in questa domanda, riguarda le vibrazioni materiali che noi abbiamo e questo tipo di vibrazioni che non sono le vibrazioni animiche di cui parlavo prima. Sono le vibrazioni che noi emaniamo tutto intorno a noi e dentro di noi a causa delle nostre emozioni umane. Sabrina, buonasera. Purtroppo, e qui ci sta proprio il purtroppo senza il per fortuna. Eh, noi esseri umani tendiamo a farci pilotare e comandare dalle nostre stesse emozioni poi però le caratterialità sono diverse e di conseguenza ogni singolo individuo ha delle emozioni differenti in base a ciò che sta vivendo provando tutto ciò che prova eh, che in qualche modo lo butta giù a livello mentale, a livello fisico, la tristezza, la paura, le fobie, l'ansia, eh, l'invidia, la, la gelosia, tutto ciò che ci erode in poche parole, ci porta ad avere delle vibrazioni fisiche nostre, mentali e corporee, basse. Ma il basso attrae il basso e di conseguenza attiriamo maggior negatività. Mentre invece quando noi siamo sereni, felici, appagati, eh, concreti, quando abbiamo fiducia eh, e via dicendo, la, il nostro corpo e la nostra mente materiale vibrano in maniera più alta, più veloce e più pulita. Siccome la spazzatura cade tutta giù, <ride> infatti la pulizia delle vibrazioni in sciamanesimo andino si fa attraverso madre terra perché perché secondo lo sciamanesimo andino le vibrazioni basse vanno proprio in basso mentre in alto le abbiamo più alte se noi ci mettiamo a piedi nudi sulla terra 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 con l'erba quindi non roccia, non eh, in casa sul pavimento, non, nemmeno sulla spiaggia, ma proprio terra con erba e ci poggiamo i piedi nudi, secondo appunto lo sciamanesimo, scarichiamo verso madre terra che ce le assorbe lei stessa per ripulirci tutte queste basse vibrazioni e ci fa tornare a essere puliti e con un livello alto di vibrazioni in grado di attrarre positività attrarre positività, lo ricorderò sempre non significa attrarre fortuna, vincere all'otto e diventare miliardari perché c'è questa condizione di fondo che la gente pensa che la fortuna e la positività significa guadagnare un sacco di soldi o no, non c'entra un tubo <ride> Rita, buonasera sei stata chiarissima? Tu hai il dono di spiegare cose difficili in maniera semplice. Ma un'entità elevata può morire e essere sostituita? E se sì, chi la sostituisce? Pensavo che potesse farlo un'anima umana estremamente elevata, dopo le varie innumerevoli esperienze. Allora, no, a parte che un'anima umana, tra virgolette, non esiste. Esistono le anime ragionanti, poi ci sono anime non ragionanti, ci sono anime basse, c'è una marea di, di distinzioni di anime, ma il termine umana non esiste perché non esiste l'anima umana. Io posso essere umana in questa vita e poi essere marziana in un'altra vita e poi essere della galassia di Andromeda in un'altra ancora, di conseguenza di umano terrestre, non c'è nulla. Però ehm, no, le entità elevate possono essere distrutte più che morire. Allora, se mi parli di entità elevate incarnate, perché alcune volte alcune entità elevate, per motivi loro, <ride> esclusivamente loro, possono decidere di incarnarsi in una vita terrena, che sia qua che sia su un altro pianeta una vita terrena, a prescindere. Allora, in quel caso lì, divenendo terreno, diventa anche mortale, come tutti i mortali, e di conseguenza può morire e tornare di là. Per quanto riguarda invece la distruzione della sua anima, perché alla fine, anche se è un'entità elevata, ha un'anima elevata, ma è un'anima, può, può accadere come può accadere la distruzione dell'anima nostra, ma sono condizioni estremamente rare ora per quanto riguarda le anime ragionanti della quarta dimensione quindi noi quando siamo defunti per farla semplice so per certo che quando succede che un'anima per vari motivi viene distrutta o decide di autodistruggersi esiste un luogo particolare nella quarta dimensione che a me me l'hanno presentato proprio lo dico terra, terra come fonte delle anime nuove, ma mettila come vuoi, magari in altre lingue, si dirà in altro modo, e da lì viene proprio fisicamente pescata da un guardiano della fonte una nuova anima di rimpiazzo. Per quanto riguarda le entità della quinta dimensione, o meglio, dalla quinta in su, eh, credo. E suppongo che anche in quel caso sì, ci possa essere la possibilità di una distruzione di un'entità elevata. Sicuramente qualcun altro la deve sostituire. Non perché abbiano dei lavori importantissimi che per forza vanno fatti, ma semplicemente perché nel cosmo, nell'universo. Tutto deve essere bilanciato e quindi, se nella quinta dimensione le anime sono 8 miliardi, dovranno sempre essere 8 miliardi. Non potranno mai essere 7 miliardi 999.999 .999 anime. Per cui, sicuramente, ammesso in un concesso che possa essere distrutta o che si possa autodistruggere, sicuramente ci sarà anche un modo per tirare fuori un rimpiazzo. Che però sarà sempre un'anima nata direttamente nella quinta dimensione, quindi un'anima della quinta dimensione. Lalla buonasera. Aspetta che mi perdo Maria. Eh. Vero, prima ero molto negativa, adesso cerco sempre di pensare il positivo e di attirare positività. Sta andando tutto meglio, quello sempre. Nel momento in cui noi riusciamo a trovare il lato positivo anche nelle questioni... Peggiori, diciamo, eh, in automatico attraiamo parte della positività e tutto si risolve decisamente meglio. Fabiana, buonasera. Mo' mi stendo tutta sulla terra del giardino. <ride> basta nei piedi. Non serve che ti ci stendi con tutto il corpo. Se vuoi puoi farlo, ma bastano i piedi perché scende verso il basso e quindi dai piedi viene tirata giù in teoria tutti i bimbi nati sono anime reincarnate? Mm, non sempre cioè, allora, normalmente i bimbi che nascono, crescono e diventano adulti di norma sono sempre anime che hanno già vissuto delle reincarnazioni perché perché le anime nuove quando iniziano appunto il primo o i primi percorsi reincarnici tendono a fare esperienze molto molto brevi quindi magari appunto un embrione che non arriva neanche alla nascita un bambino che nasce prematuro e non ce la fa poi, ancora un bambino, magari che muore appena nato, poi che muore a un anno e così via. Proprio per diciamo, allenare l'anima nuova a cosa significhi di volta in volta la nuova reincarnazione a cui stanno andando incontro. Questo è anche normale quando tu cominci ad andare all'asilo, inizi a tenere la matita in mano, non inizi a scrivere un poema. È normale che sia così, hai il visetto stanco. Ah, guarda il, il visetto, non lo so. Il cervello, sicuro, sono cotta come una melanzana di quelle che ho fatto stasera. <ride> Grazie per la spiegazione. Quando ci accorgiamo di rimuginare su emozioni negative, è meglio meditare oppure distrarsi concentrandosi, per esempio, guardando drama o altro è esatto. Io poi amo il drama perché in mezzo a tutta quella fantasy e a tutti quegli attori belli che voglio dire bisogna che si nominino, eh, trovo anche tantissimi spunti di reali agganci considera che io guardo per lo più tutti drama di fantasia e di fantascienza è difficile che guardo drama di storielle diciamo tra virgolette che potrebbero essere mm, solo materiali e reali, è difficilissimo se qualche drama è psicologico lo guardo ad esempio ce n'era uno carinissimo coreano che adesso mi sfugge il titolo c'era questo tizio che aveva praticamente eh, sei personalità <ride> e si comportava in base alla personalità che, che gli comandava il corpo e, e poi gli, man gli mandano una psicologa che piano piano lo aiuta a far andare via tutte queste personalità poi c'è la storia d'amore e tutto il resto ecco questo qua era un, un dramma meramente materiale ma era talmente carino e simpatico in tutte le sue personalità diverse e via dicendo che comunque l'ho guardato però è difficile che io guardo eh, diciamo storie prettamente materiali io mi rilasso di più guardando Dragon Ball beh sai Dragon Ball mi è piaciuto tanto ma lo so a memoria l'ho visto 18 volte e quindi direi che adesso per un po' almeno non lo guarderò più anche se io, ovviamente, fan di Vegeta tutta la vita, <ride> ho sempre tifato per Vegeta, a prescindere è un po' nano, però, caratterialmente preferisco Vegeta, <ride> a Goku. <ride> Mi hanno regalato un libro di Rudolf Steiner occulto e ascoltare occulto, non lo conoscevo, sono curiosa. <ride> se non muoio in diretta <coughs> rispondo cioè parlo eh, perché non era una domanda quindi parlo <ride> Steiner mh, non è che io lo apprezzi tanto perché dal mio punto di vista nei suoi scritti ha remixato troppo <ride> la religione Inventandosi robe legate a esseri di luce buoni e amabili che la gente normale chiama angeli e dando dei colori ai defunti dicendo che alcuni def che sono rossi quando sono incazzosi, che sono azzurri quando sono sereni, che sono verdi quando hanno ancora delle cose da fare e quant'altro. Quindi diciamo che dal mio punto di vista, insomma, Steiner è un po' troppo. Confuso tra la religione e le sue idee personali e non l'ho mai seguito più di tanto come, come occultista. Lo considero uno dei padri dell'occultismo, ma a me, ma mh, ti dirò, dal mio punto di vista, un po' tutti. Quelli del, della fine della, della, prima guerra, della fine della prima guerra mondiale o poco prima Dalla fine diciamo del periodo vittoriano, forse meglio, in poi eh, da appunto Steiner alle sorelle Fox, a quella russa che non mi ricordo più come si chiama, che ha fatto il libro rosso. E sono un po' troppo plasmati dagli an dalle antiche ideologie vecchie ideologie che mescolavano l'occulto alla religione e per me sono un po delle farloccate. Pamela Ione di Dava <ride> l'evocatrice tra in coppia ne evocate. Allora, Pamela, non lo so. A ah, non l'ho sentita oggi pomeriggio. Poi non l'ho più sentita perché sono dovuta uscire. Ci stavamo sentendo prima su Messenger, poi sono dovuta uscire e via dicendo. E ancora non l'ho risentita. E la madre, credo che sia di nuovo in giro. Forse lavora stasera perché aveva da fare un lavoro per un'amica e quindi forse sta lavorando. Dico forse perché non ne sono sicura, ma credo che sia impegnata stasera. Può darsi che Pamela e Aliona appaiano dopo la tua evocazione, <ride> dico sempre io, Daniela. Scelgo te con la pallina pokè. Oddio, allora mi sa che non mi piacerà. <ride> ma dai lo leggo per cultura. Ma in effetti, anche io l'ho letto, li ho letti tutti i saggi di Steiner. Uno ce l'ho da qualche parte là, in mezzo ai miei libri. Gli altri ho scaricato i PDF. <ride> che costavano niente e tanto bastavano e ne avanzavano. Però ecco, non mi trovo concorde con le sue idee. Ma io ho un carattere strano, nel senso che sono nonostante io racconti e spieghi cercando di utilizzare le terminologie più semplici, proprio per farmi comprendere meglio e capire da tutti poi quando vado a leggere cose di altri, altri medium, altri studiosi, altri occultisti, appunto che sia uno Steiner, che sia un Alistair Crowley, o che sia un Chico Xavier, o mille mila altri, eh, ci trovo sempre l'errore di base. Perché? Perché loro remescolano troppo con la religione pensando di far capire meglio agli interlocutori un qualcosa Steiner col cattolicesimo, Alistair Crowley con il satanismo eh, Chico Xavier con una sorta di protestantesimo tutto suo e via dicendo e invece io trovo che sia sbagliatissimo accostare a qualsiasi religione il discorso delle entità e del paranormale inteso come del, dello spiritismo, ecco perché la gente purtroppo indottrinata da questo tipo di religioni capisce patate per cipolle. Mm, ne discutevo con un'amica qualche tempo fa su una live che mi dice: Ma allora gli angeli guida? Allora gli dico: Allora, vero che a volte viene definito angelo guida e demone guida perché semplicemente perché sono delle figure che a volte gli esseri umani li hanno identificati come angeli e demoni allora per capirsi alla prima magari si può dire che ne so l'angelo Michele o il demone Frucisier che è il mio per fare un esempio ma in realtà Michele non è un angelo Frucisier non è un demone sono entrambi della stessa razza e sono entrambi entità elevate della quinta dimensione. Eh, e loro tendono a utilizzare proprio questi metodi di eh, collegamenti errati. Anche il satanismo, quando il satanismo è legato a entità elevate come Lucifero o come Enki sbaglia a chiamarlo Satana perché la gente legge Satana, sente Satana e lo raffronta con il Dio cristiano suo ecermo nemico o con il Dio ebraico e via dicendo la roba del cattolicesimo quando in realtà Lucifero è tutt'altro Enchi e ancora tutt'altro ancora quindi ecco anche in quel caso lì anche loro come altri in altri casi Dovrebbero scindere certe parole, non utilizzarle. Se sei un seguace di Yahvé, di che sei un seguace di Yahvé. Se sei un seguace di Michele, di che sei un seguace di Michele. Se sei un seguace di Enki, di Lucifero, di Samael, di Lilith, di miliardi e miliardi di nomi dati alle entità elevate. Chiamateli per nome piuttosto, tanto non è manco il loro perché i nomi se li inventano gli esseri umani, ma è proprio sbagliato dargli una connotazione legata a un'idea religiosa di qualsiasi religione si parli. A una mia conoscente tra varie situazioni è capitato questo, ha sentito dall'orecchio sinistro una voce maschile bassa. Che le diceva qualcosa non ha capito cosa, e si è però cagata addosso, <ride> e il suoi cane è schizzato via dal bagno in cui erano a distanza di giorni. A letto e sempre in un orario simile. Si è sentita toccare tipo spingere, e si è ricagata addosso. <ride> Questi due episodi recenti le hanno fatto ricordare che qualche tempo fa. Le era capitata una cosa insolita, cioè aveva sentito la propria voce nell'orecchio destro, sussurrare a se stessa, un numero. Mi ha parlato di queste cose proprio stasera. Secondo te Sveva potrebbe essere una sua guida? Direi di sì. Cosa potrebbe fare per capire qualcosa di più? Io pensavo di farle leggere il capitolo in cui nel tuo libro parli di come provare a capire chi sono le nostre guide attraverso il rito che descrivi, ma secondo me avrà paura facile. Considera però che le guide se avvertono che tu puoi spaventarti non si mostrano, perché non ti farebbero mai spaventare. In più questa ragazza mi ha raccontato nel corso degli anni che quando qualcuno si comportava male con lei e lei dentro di sé gli augurava qualcosa effettivamente qualche disgrazia anche importante capitava che ho perso alle persone e questa mia conoscente veniva sgridata dalla madre, che le diceva di non parlare neanche di certe cose. Beh, quello era un classico, soprattutto appunto delle persone credenti che. Cercavano di non farti parlare di queste cose. Per fortuna io non l'ho vissuta queste cose qua, ma succedeva spesso. Per quanto riguarda il fatto che qualche guida a volte possa o guida o qualche defunto legato a te possa, tra virgolette, prendere le tue veci, <ride> succede, si sì, succede c'è cioè, cioè, Tanuki il, eh, una delle guide di Pamela che se fanno delle cattiverie però cattiverie grosse a Pamela parte in quarta e li curca come delle zampogne li mena proprio <ride> quindi ci sta <ride> io sono la rompiciu <ride> Ma allora come si è finiti a fondere, o meglio a rendere la stessa cosa il satana cristiano e Lucifero? Come tutti gli altri demoni della Goetia, ovvero tutti i demoni che il cristianesimo e il cattolicesimo hanno identificato come malvagi e da non cacare. Cioè tutte quelle entità elevate che un tempo erano divinità, vere e proprie le hanno demonizzate in modo che la gente seguisse solo loro e avesse paura di tutto il resto perché perché il satana della religione dovrebbe farti paura la paura di finire all'inferno che poi io sta cosa non l'ho mai capita perché all'inferno puniscono lo dirò in eterno puniscono i cattivi, l'inferno è di Satana, di conseguenza se Satana punisce i cattivi vuol dire che sta con i buoni. O oh no? <ride> Hanno fatto talmente casino in quella religione che non ci capiscono manco loro quello che raccontano. Dammi buonasera. Basti pensare a Lucifero è strettamente legato alla prima stella del mattino lo sanno tutti che appunto si chiamava Lucifero ma anche a entità come il dio Apollo ovvero il dio Febo legato anche al dio Mitra e ad altre divinità antiche e arcaiche estremamente potenti e popolari un tempo e il cattolicesimo li ha demonizzati proprio per togliere tutti i loro fedeli e accaparrarseli. È proprio una spiegazione meramente di business dei fedeli. In pratica, come hanno fatto con il paganesimo all'inizio del cristianesimo, esatto. Ma è paganesimo. Né più né meno. Lucifero era Apollo, Apollo era Febo. E quindi era una divinità pagana, ho detto Lucifero, basti, si può parlare di. Ho parlato ultimamente di uno dei demoni che a me sono particolarmente simpatici e mi piacciono, eh, che è Gremori. Gremori altri non è che Aisha Candiscia che un tempo era addirittura una. Pseudo-Regina Tuareg, che era stata divinizzata per le sue capacità e che poi è stata relegata dal Cattolicesimo in un demone. Persino la descrizione, perché non hanno potuto trovare nulla di negativo su Gremory, quindi persino la descrizione fatta dalla Chiesa stessa recita che comunque Gremory è una demonessa che protegge le donne, aiuta a trovare l'amore <ride> e aiuta le spinte per quanto riguarda il trovare un nuovo lavoro, trovare... quindi comunque cose positive, nonostante la definiscano un demone. Questo per farti capire che accozzaglia di robe hanno creato. Cambiando un po' argomento, ti posso fare una domanda su un argomento che mi sta un po' ossessionando? Assolutamente sì. Secondo te, quante possibilità ci sono di aver incontrato il proprio filo d'argento in questa vita? Non so se sono fissata io o se realmente mi sta accadendo. Come faccio a capirlo? Allora, prima di tutto, capirlo non ti serve a niente. <ride> a prescindere da tutto... Che sia il tuo filo d'argento o che non lo sia, che tu lo capisca, non ti serve a nulla. Il fatto che possa esserlo o non essere arrivata la figlia dopo l'evocazione, eccola, <ride> ciao pami. Ora, il discorso è: quante probabilità ci sono di incontrarlo? Tantissime. Una marea. Proprio perché, perché i fili d'argento tra di loro sono calamite quindi in un modo o nell'altro si attirano, si sentono che esistono tutte e due in quella vita fino a beccarsi. Problema di base: con il filo d'argento non avrai mai una vita serena e lunga insieme. Ci sarà la possibilità di stare insieme ma i tempi saranno sempre relativamente brevi oppure costellati di miliardi di problemi proprio perché nelle vite terrene tendenzialmente con il filo d'argento un cese può sta evitate il filo d'argento va che è meglio <ride> il era quello ma volevo dare anche la spiegazione del perché <ride> Iniziando a studiare delle entità oggi, ho cercato Pazuzu. Se ho capito bene, il demone dell'esorcista. Ho letto che proviene dalla Mesopotamia. Sì, Pazuzu era poverino anche lì, guarda. Io fossi Pazuzu, davvero a calci nel culo. Tutti quanti poi mi dicono: Ma il set dell'esorcista era un set sfortunato, maledetto? Ma è ma il minimo che li ha presi a calci nel culo, è il minimo. Allora, Pazuzu era una divinità dei venti mesopotamica, quindi Assira, Babilonese e Sumera, aveva nomi differenti, Pazuzu è il nome Sumero, comunque in generale era una divinità mesopotamica dei venti, protettore dei bambini e aveva solo connotazioni positive. Tanto che veniva pregato soprattutto da eh, marinai, da, eh, dove il vento era utile, diciamo, mh, per mh, i marinai. I Titi pregavano Pazuzu perché gli portasse il buon vento in modo che le loro navi si potessero spostare. Quando i bambini stavano male o avevano qualcosa, qualche malattia o okay, che. Dai sumeri veniva pregato Pazuzu perché mh, nella cultura sumera il vento, l'aria, portava via quelli che noi oggi chiamiamo batterie virus, e virus, quindi li puliva dalle malattie. E Pazuzu era un'entità estremamente positiva. La sua unica sfiga, che per questo lo hanno poi piazzato nei film horror, è stata di essere considerato un demone, sempre per il discorso sopra citato tutte le divinità che venivano tanto pregate alla chiesa interessava distruggerle e quindi le hanno <ride> lo hanno demonizzato oltre a quello c'è anche da dire che Pazuzu aveva una raffigurazione strana con un viso che sembrava leggermente rettiliforme, e per la religione ebraica il rettile è il nemico, ed era alato, quindi, la forma classica del, del demone raccontato dalla religione e il fatto che doveva essere distrutto il suo credo, il suo culto, perché nemico perché gli rubava i credenti al monoteismo, lo hanno reso il demone che era e nei film lo hanno preso così a, a idea perché? perché è conosciuta la sua iconografia, la sua immagine e teoricamente è abbastanza inquietante per i tempi moderni di oggi, una divinità con una testa semiserpentide. Con delle ali, con gli artigli, e via dicendo era un qualcosa che risuonava come pauroso e demoniaco. E quindi veniva bene da accozzare a un film dell'orrore, tutto lì. Povero Pazzussi. Ma infatti, poverino. Cioè, mh. infatti, mi piace tanto Pazzussiu. fossi lui mi sarei incazzata di brutto, ma credo che in parte si sia incazzato perché comunque a quelli del film gliene sono successe di ogni esiste una dea della giustizia? se esiste si può invocare? la dea della giustizia si chiama diche, ma non vendica non è una dea della vendetta quindi se ti hanno fatto un torto non serve a nulla invocare una dea della giustizia la dea della giustizia può essere invocata se tu hai la necessità che si faccia giustizia su di te e non per vendicarsi di un'ingiustizia, ecco, si chiama Diche con la D di Domodossola in greco, poi altri, in altre religioni diciamo si chiama in altri modi, ma chiamata Diche. Va più che bene, è uno dei nomi più utilizzati per lei. Se no, come spiriti della vendetta, quindi sempre della giustizia, ma per farsi giustizia, se si è subito realmente un torto, perché le entità sono così. Se l'hai subito davvero, allora ricevi l'aiuto, se non l'hai subito, ti prendono a calci nel culo a te perché non è la tua opinione quello che conta, ma i fatti realmente accaduti. Ecco, gli spiriti della vendetta per ingiustizie subite invece sono le empuse, che sono figli o cugine o comunque sono sotto il dominio della dea Ecate. Ma prima di una canalizzazione, possiamo chiedere a una nostra guida elevata di proteggerci da entità basse? allora normalmente gli unici che canalizzano sono i changeling tu non puoi imparare a canalizzare se non sei changeling o non hai delle aperture medianiche di diversi generi non è che ti puoi improvvisare a canalizzare quindi farti proteggere non avrebbe nemmeno senso perché se sei un changeling o se sei un medium sai già chi escludere e chi ascoltare. Inoltre i changeling normalmente hanno proprio un'entità, un guardiano preposto loro che le accompagna, le segue e le riporta indietro. Dal loro portale personale per le canalizzazioni quindi non hanno una grande necessità di essere protetti da altri. Il problema è che non è razionale la cosa. Ah, lo so, Usse lo so, a voglia, se lo so. Non me ne parla, <ride> però purtroppo è così. La madre è arrivata. Pensavo che non c'eri stasera, pensavo che avevi da fare. Evocare un'entità per vendetta, non mi pare una buona idea. Allora, mh, dipende Pamela, nel senso, e infatti tu eri un'empusa. <ride> ti sei portata solo qualcosa in questa vita? <ride> Parliamone! <ride> Ma le impuse, se invocate, ti aiutano a vendicare l'ingiustizia che hai subito, se è realmente un'ingiustizia. Faccio un esempio scemo. A volte l'essere umano medio ha il vizio di dire perché a lei sì, a me no. È un'ingiustizia. Perché lui ama lei e non ama me è un'ingiustizia. Non è un'ingiustizia. <ride> non è che tu sei migliore doveva amare a te o tu sei migliore dovevi prendere tu quel lavoro quella cosa. Ecco, se tu. Invochi un'empusa perché volevi tu quel lavoro, perché volevi tu quel fidanzato, perché volevi tu quella casa, non è un'ingiustizia, ti è piena calci nel culo. A te, giustamente, le empuse si interessano di rivendicare le vere ingiustizie subite. Prego, Dani, infatti, ho da fare, ma cambiati i programmi. Ah, ecco perché sei apparuta. Quindi delle evocazioni della Dani manca solo a Liona e poi sono apparse tutte. Chi sono le impuse? Una delle dee della giustizia? No, la dea della giustizia. Adesso stiamo parlando di mitologia greca, ma perché... Eh... I termini greci, diciamo, sono un po' più conosciuti, quindi è inutile che io li nomino magari con i nomi che avevano tra gli Ettiti o tra i Cananei, che non li conosce nessuno. Per cui utilizziamo terminologie greche che anche solo per sentito dire a scuola le conosciamo un po' meglio. Ecco, tutto lì. La dea della giustizia è la dea di che e si invoca l'entità di che si invoca quando abbiamo necessità di una giustizia nei nostri confronti quindi che ne so domani ho un processo in tribunale cosa faccio invoco di che e le chiedo che giustizia sia fatta in quel caso. Se la giustizia è dalla mia parte, di che aiuterà la mia parte. Però c'è cioè il contro però. Se la tua opinione non è realtà, ma è solo una tua opinione, e in realtà la giustizia vera sarebbe che tu prendi il torto, di che ti farà prendere il torto. Invece le impuse che sono tra virgolette secondo la mitologia le figlie o comunque sono le lavorano per la dea Ecate che è tutt'altra divinità sono entità che svolgono il ruolo di vendetta verso le ingiustizie subite quando però anche in questo caso le ingiustizie sono reali ovvero una persona mi ha fatto delle ingiustizie io invoco l'aiuto delle impuse e queste, se realmente questa persona mi ha fatto un'ingiustizia, lo vanno a prendere a calci nel culo. Ma se non è un'ingiustizia, ma è solo, sono solo io che ho le idee così, che secondo me non è giusto, allora non gliene frega niente del secondo te. In quel caso lì vengono a prendere a calci nel culo a te se le invochi. <ride> Aspetta che stavo parlando e ho perso tutto Allora Pam mi devono 12.000 euro Posso evocarti? <ride> se la evochi ti appare in casa Pamela <ride> Comunque per quella cifra puoi evocare anche me <ride> Diceva proprio non è una buona idea Nel senso se a te pare un'ingiustizia ma non lo è, allora sono cazzi e quello l'ho detto anch'io. Infatti, perché l'opinione a loro non interessa, allora non far finta di niente. Eh, Dida, complimenti per l'indagine a Villa Moglie: eravate proprio un bel gruppo. Sì, l'ho guardata tutta anch'io, bella e interessante. Mi è piaciuta davvero tanto l'indagine che hanno fatto con la madre. Con il nipotino... Ormai ho anche l'altro di nipotino... Ho adottato anche lui... <ride> e tutti gli annessi e connessi... <ride> Vabbè, ma le indagini della madre... Sono tutte belle... Non fosse così fiscale e Pignola... Da metterci tre mesi... Per sistemare un video... <ride> Io ne vedrei di più... <ride> Invece lei è Pignola... Non è come me... Che butto video a cazzo E come va va... <ride> Lei se li deve studiare, li deve ricercare, ce le deve fare tutte. E io sono curiosa, eh? resto come una pera ad aspettarli. La madre ma lei è pignola in tutto, eh? In tutto è pignola. Faccio così perché io qua ho le scritte e telefono e non mi vedo. Dillo madre quanto sei pignola. che vi devo ancora mandare i video <ride> ops ma io tanto li aspetto perché c'ho altro materiale per poi montare tutto lì insieme ma prima o poi me li manderai <ride> e mandali su whatsapp che problema c'è no è un problema <ride> la madre gemelli, ma lo so io sono destinata la mamma di questa vita è gemelli la madre dell'altra vita è gemelli il figlio è gemelli la Dani e Gemelli sono circondata. Sono tutti doppi. Sono l'esercito dei gemelli. No, 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 Sto settimana ad analizzare questo. L'ho voluto fare prima. Ma infatti, anziché. Quando l'ho visto apparire, che infatti ti ho scritto, eccomi. ero, sembravo Aldo, di Aldo Giovanni Giacomo, non ci posso credere, stavolta l'ha buttato su subito, che è successo, quasi quasi ti telefono, e vabbè, tu la vedi e te li passa, ma li voglio anch'io, eh, Cirilla, uè, uè, io non ci posso passare fino a Milano, eh, state brave. Whatsapp va benissimo. Aspetta, che ho letto una fan dei gemelli. Eccola un'altra pure Maria e gemelli. Ok, scappo ufficialmente. Così siete già 5 che farebbe 10 intorno a me. E gira il mondo. Gira e non lo so fermare. Mi sento sempre più circondata. <ride> Ma un piccolo intervallo cantando tutti insieme. Chiara, che io adoro, lo facciamo. Ma Chiara, di Nino, <ride> tu usci una prima mattina per fare ginnastica, ad alta voce lo stereo ti piace la musica, e ti fa sempre più bello ogni giorno che passi tu. Ti mette scarpe cutac per crescere in fretta un centimetro in più. <ride> la pianta se non pamela mi manda una macumba. <ride> È la prima canzone della serata. E ho un po' mela al libro vostro esatto! papa, esatto! <ride> Ti vogliamo bene ci attiri come la luce per le falene! <ride> Se mi telefoni casca il mondo. <ride> Le faccine di Pamela sono leggenda. Perché poi io conoscendola la immagino con quella faccia. Quindi mi scappa da ridere due volte. <ride> Tra tutti i santi e la Madonna che abbiamo noi ci sono quelli che prima venivano chiamati con altri nomi, tipo erano dei... Aspetta che ti ho perso. Che poi se li ha ripresi la religione, non riesco a spiegarmi. Moltissimi sì, soprattutto quelli iperantichi. Sono tutte ex divinità che, come dice il proverbio, quando non puoi batterli, unisciti a loro. Allora, quelle divinità che non potevano proprio in nessun modo demonizzare, scacciare i credenti, eccetera, cosa hanno fatto? Se li sono assorbiti. L'esempio più lampante è la dea Brigitte Celtica, che aveva uno stuolo di seguaci talmente elevato che la chiesa è stata obbligata a rigirare la frittata e a creare Santa Brigida. <ride> Visto, io almeno non sono gemelli. No, tu sei cuspide, quindi sei già pericolosa di tuo. <ride> Oh, ma che cavolo, io ho fatto di male. <ride> esatto, viva Nino e vai. <ride> esatto, Santa Brigida. <ride> che peraltro è stata poi remixata con un'antica divinità azteca della morte e in Messico è diventata la Santa Muerte. Nel voodoo è diventata Maman Brigitte. Ma è sempre lei! Asco, non senti qualcosa dietro la schiena? Guarda, stai brava! Che se mi comincia anche a prudere, te lo dico io. E poi mi viene in mente l'iceberg. Non posso mettere facce che non ridono, perdonate! Pam, cuspide come me, oddio, è vero. Anche lei, è, oltre a essere gemelli, che già è una tragedia, è anche cuspide. Nella prossima vita, non vi avviso. No, la prossima vita lo sapete dove vado, vaca merda, nell'altra ancora. Non vi avviso di dove vado. Torno tra poco. Basta che non ti addormenti, madre. Andrei, buonasera. Ale, casca la cenere come fosse neve E scende giù dal ciel, cenere <ride> Io Ariete bella appunto Due belle testine Tu c'hai anche lo spingitore che è No, è il, mm, il suggeritore che è Ariete Tra l'altro se come se facesse la differenza se non lo dici... Vabbè, a te non ti scampo, ma magari a Daniela me la scampo. Non riesco più a visualizzare i messaggi. Come mai? Non è che hai spostato col dito, prova a toccare il video ai lati, da destra verso sinistra o da sinistra verso destra, perché a volte si spostano toccando il monitor. Eh sì, infatti, lo spingitore Mattias ho, ho incasinato le tue guide e non vedo neanche quello che scrivo. Te l'ho detto. Prova a, a spostare a destra e a sinistra. A toccare, eccola, è ritornata la madre. Prossima tappa, a Finlandia 1200. Infatti, ormai lo sanno tutti, questo. <ride> Non ti liberi nemmeno di me, eccola! Ma com'è che io sta sensazione ce l'avevo quasi, quasi dalla prima volta che ho parlato con te? Dani, parlavo della Dani. <ride> esatto, Maria, proprio quello che ho detto. No, questa la sanno tutti, la prossima non lo dico. <ride> e io a fargli la guida. Ma non è detto... Aspetta, no. Aspetta, ragioniamo. Le, le due di voi Cioè tu e Esther farete le guide Ora io ho, Devo scegliere tra te e Esther No ok Tra il la Muffa allora scelgo te Perché se scelgo Esther Non la finisco più quella vita <ride> Ho provato ora esco e rientro Prova così si sì, sabri c'è chi dice che se sei stato cattivo in una vita Ma poi prima di morire fai un anno di orazioni di Santa Brigida Vai in paradiso Sì, eh, guarda Purtroppo la religione abramitica Mira e ha sempre mirato su quello Fai i cazzi che ti pare Tanto se poi ti penti Non c'è solo problemi perché in un modo o nell'altro ci ha sempre guadagnato. Solo per quello. Ecco, ce l'ha fatta la Sabri. Non ti liberi nemmeno. Ecco l'altra cugina, la dami. Ce la ritroviamo tutta in Finlandia, raga, io ve lo dico: in Finlandia non c'è il sapone, non ci sono gli assorbenti, quindi vi conviene nascere maschi. Ci sono i pidocchi e le piattole. Eh? Contenti voi? Io mi auguro di riuscire a strozzarmi col cordone ombelicale In quella vita. Secondo me con me come guida avrai vita breve, ma io voglio la vita breve. Non ci voglio stare in Finlandia al freddo del 1200 in mezzo alle piattole. Voglio morire piccola. Fammi strozzare col cordone umbilicale. Io sembro in Irlanda, me ne vado e mi mando il piccione viaggiatore. No, Stalin, tu probabilmente vieni con noi. Non ci sono arrivate in info su, sul fatto che tu non ci fossi. Quindi presumibilmente tu ci sarai. Inutile che ci speri. La Gabri. Tutte che se la vogliono scampare. Se io mi devo pigliare piattole e pidocchi nel 1200 in Finlandia, pure voi dovete. E perché solo io? Vabbè, per me la c'è già la rogna di dovermi seguire, che non è una cosa facile, eh. Quindi è già martorizzata abbastanza. Cioè, piattole e pidocchi, acqua giaciata per lavarmi, io non mi lavo. Io in quella vita puzzo, ve lo dico già, statemi lontani, non me ne frega niente, ma io con l'acqua fredda non mi lavo. <ride> Rimarrò. Zozza single, beh i peli ovunque ce l'ho anche adesso perché io non mi depilo, me ne frega niente, però fidatevi che io rimarrò zozza single e mangerò pure poco, anch'io in Irlanda, no, non funziona così. Ti voglio bene, ma non ti invidio più. Guarda la Finlandia. Guarda Mari, non mi invidio nemmeno da sola, tranquilla. <ride> Ho già l'ansia adesso. Ma cacacca <ride> Quella cavolo di vita brutta. Mmm. <ride> No, la giustifica. Non vale. Non sai ancora chi sarà la tua di madre che ti può fare la giustifica. Non te la scampi chi? Io la madre? No, perché io lo so che non me la scampo. Ma ne sei sicura? E ne siamo certe tutte. Sappiamo già sta cosa in congrega. E... L'encasin, ma sappiamo già tutto <ride> Mi viene l'angoscia solo a pensarci Ah, ok, allora va bene Matre, anche Pamela dice che non te la scampi, inutile che ci speri <ride> Apparirai con il gonnellino di pelle di renna <ride> dove ovviamente sarai la prima a farci l'orlo perché te sarai pignola anche in Finlandia. Comunque secondo me alcune qua senza fare nomi sono fisicamente distanti perché potevano incontrarsi via internet vista l'era tecnologica che abbiamo scelto. Sai che sto dubbio ce l'ho avuto pure io. Ottimo, io non so a che fine farò. <ride> beh, beh, noi lo sappiamo per altri motivi perché dobbiamo già sapere che scopi avremo, che un sacco di robe come sappiamo anche in questa vita, i nostri ruoli e via dicendo. Oddio, ci abbiamo messo una quarantina d'anni eh? a capirli bene, però. <ride> Niente renne per cortesia, che con la mia pelle non vi, non vi vestite. <ride> è vero! Avevi detto che facevi la renna. Beh, un bel gonnellino con toppa binato di Daniela. <ride> e non è la stilista. <ride> Sarò una rompia anche lì. Non avevamo dubbi, madre. <ride> Non metterti il gonnellino di daino che è troppo leggero, vai a prendere quello di mammut. I mammut non c'erano, ma dovevo fare la battuta. Perché Daniela, Saper dice che si reincarna in una renna per venire lì. Cosa ne pensi del librone Il linguaggio segreto delle date di nascita? Allora, guarda, mm, ci ho buttato un occhio qualche tempo fa, ti dirò che le date di nascita abbiano un senso e un significato? Assolutamente sì. In effetti, noi ci reincarniamo sempre intorno alla stessa data, giorno più, giorno meno. Questo perché? Perché in realtà i giorni sono un'invenzione meramente terrestre per esempio un giorno su saturno mi pare che duri 60 ore o qualcosa del genere e quindi non ha senso non è una cosa um, universale il giorno però diciamo che un certo legame col periodo di nascita c'è sempre tanto è vero che tendenzialmente se io sono acquario perché sarò sempre acquario, se tu sei gemelli perché sarai sempre gemelli e via dicendo tranne le cuspidi perché stanno lì intorno e allora possono essere sia l'uno che l'altro a seconda dei casi <ride> però per il resto sono un po delle mezze fuffate remixate con le ideologie new age è tutta roba un po' lasciata così come la si trova a proposito di reincarnazione ed altro allora penso che non voglio rivivere questa vita ma poi penso che e se la prossima è peggio <ride> poi penso <coughs> che voglio fare le rinunce animiche o come si chiamano e poi penso che, e se così tolgo, guarda che ti ho perso. Anche la parte buona. Io sono una tremenda indecisa. Ce ne stiamo accorgendo, Maria Teresa. Forse è meglio rimanere così. Sta. Guarda, io le rinunce le ho fatte a prescindere, tanto miliardaria. Non ci diventavo comunque, per lo meno. Ho la soddisfazione che tutto quello che mi accade, tutto quello che ho, tutto quello che non ho, che è di più e via dicendo, è solo roba legata alla mia anima e non, non sto scontando niente per gli altri, che non vedo perché dovrei scontarlo, ce l'ho già tanto di mio, mi ci manca quello degli altri. <ride> Sabri ti cedo il mio posto Che poi non mi rimborsano il viaggio in Irlanda <ride> non farti fregare Sabri <ride> E credimi Te vo frega Che comunque in Irlanda ci sei già stata Quando facevi la campionessa di lancio dello Zoccolo Non te la bossare Non è che ci puoi tornare tutte le volte in ferie Eh? <ride> eh. ti regalo due pietre e vetrini che luccicano tanto nel 1900 non le distingui e <ride> eh, mica in Indiana d'America le pietrine colorate si regalavano ai nativi americani <ride> stai zitta che eri una campionessa vedi da chi ho preso <ride> tale madre tale figlia <ride> va che con voi tre no Giovanna no Giovanna era la santa della situazione eravate voi due le delinquenti tu e l'altra <ride> <ride> No, ma seriamente, io al pensiero oggettivo di, di spaccare la lastra di ghiaccio e lavarmi la faccia alla pozzetto nel ragazzo di campagna, mi viene già l'ansia. Vanno bene anche lì? Mamma mia. Io ero piccola e mi fuorviavo una mezz'ana e vabbè, ma in coppia eravate due delinquenti. Hai fatto un video riguardo le rinunce, mi sembra di sì, devo vederlo. Sì, eh, si intitola Patti di decima e non mi ricordo più il titolo esatto. Comunque se tu con la lentina cerchi decima, trovi il video. <ride> è arrivata l'estate da te? No, magari se arrivava l'estate non avevo il lupetto, la canottiera, la felpa, <ride> ma è che oggi erano 17 gradi. Tu considera che per me l'estate è sopra i 30 la primavera 25 26 quindi 17 per me è ancora pieno inverno io abito in montagna raga qua nevica pure a giugno a volte secondo me ci cioè sono finita per allenarmi alla Finlandia perché non è possibile porco cane e pure il padrone L'unica cosa che io odio il freddo, tutte le temperature basse, l'aria, il vento, l'acqua fredda, tutto ciò che è freddo io lo odio da sempre, da quando ero piccolissima. Io vivo bene solo con temperature estremamente elevate. Infatti, ho sbagliato un'azione. Secondo me, a venire qua in Finlandia è ancora peggio temperatura una temperatura figlia veramente. <ride> sì, dai, no, no, non si può amare il freddo. Io non so come facciano quelli che amano il freddo. Cioè, no, veramente hanno delle turbe psichiche. Come si fa ad amare il freddo? Te devi coprite, vengono gli accidenti di 3x2, ci sono le influenze, viene il mal di gola, te devi vesti a strati. Ma nel 1900, i tuoi compiti saranno tipo questi in questa vita sempre medianica allora medianica lo sono stata in tutte le vite più o meno quindi penso che medianica lo sarò comunque i miei compiti ancora non li conosco perché ce li dicono nell'oltre ma poi di qua non ce li ripetono anche là non sarà semplice Tanto il compito che avevamo in questa vita come, come congrega, finora non siamo ancora riusciti a portarla a termine, che è una cosa complicata nostra, che vabbè non posso e non, non, non mi metto a spiegare, però diciamo che <ride> il discorso del, dei, dei compiti di congrega esula dai compiti personali, poi è un macello, un gran casino. Secondo me, quando ti scongelano sentirai caldo. Ma io ci sto facendo la ola che tirino fuori quei due corpi da quel da iceberg. Sabrina, te l'ho detto, te l'ha detto Sveva. Ma io aggiungo che sono lunatica renna della slitta. La chiamavano Rudolf, <ride> non Steiner. <ride> Quante vite abbiamo? Mm, non c'è un numero, quella è un'invenzione umana. In realtà ci reincarniamo ogni qualvolta abbiamo necessità di attingere a nuove scorte di energia per poi continuare a esistere nell'oltre. Almeno se viviamo insieme possiamo accendere il riscaldamento altissimo. <ride> <ride> ecco e non mi ammalo mai dalla primavera. Cazzo, comincio ad ammalarmi. Io il contrario. Come arriva settembre, inizio con i mal di gola. <ride> non credo neppure che riusciremo mm. in compenso. Ho una mezza idea di chi cosa fosse, e tutto il resto, da un po' di tempo a questa parte. Non hai amici scienziati a cui dare una dritta. Ma guarda, avevo sin pensato di auto farmi una capsula del tempo, ma poi ci penso e dico come faccio a farmi una capsula del tempo che nel 1200 dalla Finlandia qua non ci posso venire e non è che io da qua ora posso prendere e partire a andare in Finlandia a scavare mezza Finlandia nella speranza di trovare una mia stessa capsula del tempo. Direi che è un po' improbabile la cosa. Io amo il freddo, odio l'estate. Infatti, vorrei andarci in Finlandia, ma nel 2024, grazie, sorreta. In inverno sto bene anche senza capotte, manco morta. Con la neve appena arriva il caldo, mi viene il raffreddore, sono fatta al contrario. Io come arrivano le prime temperature calde, ma calde, devono toccare almeno i 27-28 gradi, se sono 30 è meglio, rinasco, ho voglia di sistemarmi i capelli, mi trucco, mi piace vestirmi leggera solo con la maglietta, rinasco. Poi al primo venticello freddo, sembro di nuovo nonna Peppa, perché ho freddo. Odio il freddo, non mangio nemmeno il gelato, non bevo nemmeno l'acqua del frigo, tutto a temperatura ambiente. Il riscaldamento, il fuoco solo dove mangiate, poi dovrete muovervi in continuazione, caccia cibo, Madonna Santa, è vero, devo pure muovermi. Altra cosa che odio fare. Voglio strozzarmi col cordone umbilicale in quella vita ci spieghi cosa è l'oltre. La quarta dimensione animica è la dimensione sovrastante la nostra, che è la terza, questa qua materiale, e è la, la dimensione diciamo di nascita delle nostre anime che tutte le volte che l'involucro di carne qua muore, tornano in quella dimensione. Sì, pure io ce la siamo giocata ormai. Eh, me sa proprio di sì. Io ho acqua del frigo anche in inverno. Io mai, mai. Ti dirò di più: quando vado a prendere un estate, una Coca-Cola, una Fanta, che che sia al bar, ci dico sempre: ce l'hai fuori frigo? Perché io odio la roba fredda. Faccio un po' di eccezione per il gelato. Che lo mangio, ma solo il gelato quello fresco, quello artigianale. Che allora col cucchiaino il tempo che lo metto in bocca si scalda e non mi arriva la botta di gelo nello stomaco, se no colpifero. Secondo me la tua prossima vita ti viene data per punirti <ride> tutte cose che ho, di freddo, movimento e tutto. Non me ne parla. Sì, sicuramente eh. C'è un qualcosa che mi vogliono far cazziare Perché non è possibile Io mi ero fatta pure es esonerare la ginnastica a scuola Perché mi faceva schifo Quante dimensioni esistono e ce le spieghi Allora, ho fatto dei video sul mio canale YouTube, Francesco Ci sono oltre mille video <ride> Sul mio canale Anzi, mille... boh, quasi duemila ormai video Dove spiego tutte queste tematiche Anche perché le dimensioni hanno necessità di una spiegazione lunga e in live non si possono fare, però, sul mio canale, se tu vai su YouTube, mi cerchi proprio per nome. Io ho messo solo il mio nome, non ho titoloni o robe varie. Molinaro, sveva, sveva Molinaro. Mi cerchi su YouTube, sulla lentina, scrivi, dimensioni: ho parlato di tutte le dimensioni che io conosco. Io conosco la prima dimensione interiore, la seconda dimensione a due diciamo misure non a tre la terza dimensione materiale che è questa dove viviamo noi vivi la quarta dimensione animica che è popolata dalle anime la quinta dimensione entatica che è popolata da entità elevate quindi superiori alle anime che si reincarnano la sesta la conosco e sono riuscita anche ad arrivarci in astrale un'unica volta, quindi ho la certezza che ci sia. Oltre la sesta c'è chi dice 7, c'è chi dice 9, c'è chi dice 13, c'è addirittura chi dice che siano infinite. Io purtroppo ho la pessima abitudine di parlare solo di ciò che conosco realmente, quindi fino alla sesta ci sono arrivata e posso affermare che la sesta c'è dalla settima in poi io non ci sono mai stata quindi non ho la minima idea di cosa ci sia o cosa non ci sia se ci sia qualcosa Emanuela buonasera io siccome io non mi baso quando parlo di qualche argomento no Tiziano buonasera <ride> tranquillo <ride> Siccome io non parlo per partito preso, io quando spiego, racconto qualcosa non è mai perché l'ho letto su un libro o perché lo dice quella data persona e via dicendo, ma perché lo conosco per esperienza personale. Quindi posso parlare sempre, posso spiegare sempre solo ciò che... Conosco realmente Che ho visto, che ho vissuto Che ho sperimentato Parente di Al Molinaro Sì, quello dei Happy Days dici, Era un cugino di mio padre Da parte di papà Da parte di mamma invece sono Cugina di terzo grado di Leonardo Sciascia Lo scrittore <ride> Così Giusto per nominare i miei parenti famosi <ride> devo chiudere ega la lì scappa la madre <ride> ciao madre chi decide in che corpo finiamo e cosa fanno le anime in una comune giornata nella quarta dimensione allora la decisione non è di un'entità o di una persona per quanto riguarda il corpo ma eh, la decisione di dove finisce la nostra anima va in base alle esperienze che ha scelto di fare in quella determinata vita. Quindi il corpo, la vita, l'esistenza migliore per fare quelle esperienze che ha scelto sarà quella dove andiamo a finire. Per quanto riguarda cosa, il cosa fanno di là, il tempo non esiste, quindi nessuno si annoia, non è che uno deve passare la giornata. <ride> però ci sono anche dei compiti e dei ruoli alcune anime per loro scelta possono decidere di mh, portare avanti alcuni tra virgolette lavori loro personali o che possono aiutare altre anime legate a loro e via dicendo ma in generale non c'è la necessità di far passare il tempo perché il tempo non esiste sì, lo so, sì so pure quello, <ride> ma tu lo so che lo sai. Tu sai che io lo so, io so che tu lo sai. Tu sai che io lo so e, tu lo... e io lo so che tu lo sai. Veronica, non dir di no, no, che poi era il contrario, vabbè. <ride> Dall'album I miei amici americani di Adriano Celentano del 1988 io mi farò un'alcova nell'oltre fino a che rinasci <ride> ma un'anima nasce o muore o sono sempre le stesse dall'inizio dei tempi le anime ma hai un'idea di quante anime ci siano nell'universo tu non devi valutare solamente il pianeta terra tu devi valutare l'interezza del cosmo Se vuoi le conosco anche altre eh, dello stesso LP, ce l'avevo con Pamela. Ovviamente. Io, sicuramente te l'ho già chiesto. Ma se in una vita sono stato legatissimo a qualcuno, poi nell'altra vita lo rivedrò. Lo riconoscerò. Allora, nell'oltre lo rivedi quando e come ti pare. Nell'altra vita non è detto. Non c'è una regola lui canta canzoni mai sentite nemmeno chi la composta se la ricorda ma no si chiama veronica verrai ed è di adriano celentano veronica verrai leggera come quando te ne vai Ah vedevo fa qualche video sulle canzoni <ride> No, puoi pure evitare. <ride> ecco, vengo in negativo da parte due, una minaccia. <ride> Ma nell'oltre, se si sta bene, perché si viene sulla terra? Perché non è che si sta bene: nell'oltre non abbiamo le emozioni. Quindi, dire si sta bene o si sta male è un eufemismo. Ma a prescindere da questo, eh, noi abbiamo bisogno di seminare nelle vite terrene dei ricordi perché le persone che ci ricordano quando siamo nell'oltre ci mandano energia l'energia per un'anima è come per un vivo un panino al prosciutto cioè è il suo sostentamento quindi noi di volta in volta dobbiamo venire a seminare nuovi ricordi di noi stessi in modo che di là poi abbiamo il giusto sostentamento. No, no, ci sono. <ride> Lo scopo principale della reincarnazione è quello. Poi. Come secondario c'è anche il discorso dell'imparare nuove esperienze e via dicendo. Si fa sesso nell'oltre non serve a nulla perché non avendo un corpo fisico non hai nemmeno lo stimolo di volerlo. Però, tendenzialmente, se vuoi emulare una scena che sia anche sessuale, puoi farlo. Sì, nessuno te lo vieta. Non c'è un peccato perché due anime possano emulare una situazione eh, sentimentale o sessuale, io sicuro. Lo sappiamo, Pam, questa sera mi sembra di vedere la tua aura bianca o comunque chiara, ma è possibile? Beh, se vedi le aure, sì, io non le vedo. Quindi qua non ti posso proprio aiutare Maria Teresa perché io non la vedo Laura. Mio figlio la vede, io no. Quindi non saprei nemmeno che l'ultima volta che l'ha vista mio figlio ce l'avevo verdino chiara, un verde acqua chiaro. Però non saprei io ora perché poi ci sono aure che cambiano colore in base alla predisposizione di quel momento e via dicendo. E se uno viene dimenticato non viene ricordato Che succede? Si reincarna e ricomincia Tutto da capo, quello che dicevo prima Non mi smontare Che ho vite da scontare Con Mattias <ride> Ma quindi abbiamo una forma Nell'oltre, qual è la cosa più buffa Che hai fatto nell'oltre? Ma allora Una forma In realtà l'anima non ha né forma Né sesso ma normalmente le entità defunte, le anime, tendono a farsi vedere o come preferiscono loro quando sono capaci, oppure con l'ultimo aspetto che ricordano di aver avuto in una qualche delle loro vite. Quindi mh, esperienze buffe, ma io esperienze buffe nell'oltre, nel non l'oltre, di qua, di là, io le faccio sempre perché faccio un continuo... <ride> Quindi diciamo che forse quella che dal di fuori fa maggiormente ridere quando ho litigato con un essere che si che appariva davanti a me come un come si chiamano? Come un satiro, come un come Pan con gli zoccoli, le corna d'ariete, come un fauno, oh non mi veniva la parola fauno, che mi ha urlato di tutto e mi ha praticamente fatto cagare in mano perché si era incazzato con me sostenendo che lo stavo portando a spasso per le dimensioni e l'avevo fatto perdere e mi ha detto di tutto come una bestia, mentre invece io non sapevo nemmeno che fosse dietro di me questo tutto tipo. <coughs> Se dopo che moriamo non ci importa più del nostro vecchio corpo, perché alcuni defunti sono ancora ossessionati? Ho visto il tuo video dove una defunta andava in sogno alla figlia per dirle di spostarla che stava scomoda nella bara. Allora, non è essere ossessionati, lo fanno per diversi motivi, però c'è da dire una cosa. Allora, come te la spiego? con pacchetti delle sigarette <ride> qua c'è la terza dimensione nostra, materiale e qua c'è la quarta dimensione animica dove andiamo quando siamo anime ma nel mezzo, qui ci sta il piano astrale, il piano onirico ci sta una fascia di confine in quella fascia di confine noi siamo già anime ma tendiamo ad avere ancora l'idea delle emozioni, dei sentimenti, di tutto ciò che provavamo e tendiamo a comportarci ancora come se fossimo vivi. Quando un defunto ancora non è andato del tutto nella quarta dimensione ma è rimasto sulla fascia di confine, può succedere che si comporti ancora come se fosse vivo. Io la vedo verde, blu, chiara. Eh sì, come Brandon. Anche Brandon la vedeva così. Io non mi voglio reincarnare. Eppure, se sarò dimenticata da tutti, non me ne frega niente. Beh, non è proprio così, sai. Anto è un po' come dire: Io non voglio mangiare. Se poi muoio di fame, chi se ne frega? Poi arrivi a un punto che hai talmente fame che tutte le tue buone intenzioni non servono più a niente. Vai a mangiarti la prima cosa che trovi. Sveva, quante cose sai? Sei un'enciclopedia vivente, oltre che un divertentissimo jukebox, diglielo, Tiziana, quella malvagia dalla mia figlia putativa che non vuole che canto. <ride> Ma quando e come è iniziato il tuo percorso? Quanti miliardi di libri hai letto? Quante esperienze? Io rimango sempre sbalordito nel sentirti. Lei eh, racconta sempre se posso chiedere, sono curioso. Guarda i libri che ho letto non lo so neanche io quanti, oltre a ricerche e via dicendo, esperienze anche una vita, tu considera che io sono nata così, e quindi fino a 4 anni mi sembrava normale, dai 6 ai 9, 10, 11 anche, pensavo di avere dei problemi psichiatrici io, e dopo un breve periodo di adolescenza nel quale cercavo proprio di nemmeno di cacarli i fantasmi eccetera perché avevo i miei soliti problemi da ragazzina adolescente e volevo vivere le mie, la mia vita da adol ragazzina adolescente ma poi mh, ho iniziato praticamente ad accettare questa cosa e a studiare sempre di più per capirla perché non è una cosa così semplice cioè ok io vedo i defunti ok io vedo passare un soldato romano vedo passare un frate vedo passare un tizio che ha una forma che non è manco terrestre appurato che non sono schizofrenica appurato che non ho malattie psichiatriche appurato che quel defunto mi ha detto che si chiamava tizio che la sua tomba era in quel cimitero ed è morto quel giorno io vado in quel cimitero e trovo la sua tomba morta in quel giorno e quindi ho la certezza che sia lui a essere venuto da me e tutto, inizi a dire: Ok, allora sono così, adesso cerchiamo di capire. E inizi a studiare tutto ciò che ti capita sotto mano nella speranza di capire e di capirti sempre di più. <ride> sì, fa uno, non mi veniva. <ride> lo pensi adesso, la tua anima non è il tuo cervello di questa vita, rinascerai perché è così che andrà esatto va bene scusate ti disturbo ma ti sei dimenticata del mio messaggio su messenger <ride> vedi che non sono l'unica che si svanisce e si fuma i messaggi no ante che sai siamo sempre talmente invase che a volte qualcuno scappa credimi cioè, proprio ce lo fumiamo. Sveva che farisse nell'oltre. <ride> e allora no. <ride> si era tutta spaventata. <ride> ma sì, dai, ma mi ha fatto cagare in mano. Se non era per le altre due entità che mi si mettevano davanti e che cercavano di calmarlo. Mi sono veramente cacata in mano perché era incazzosissimo sto qua. <ride> Prego, Maria. Perché io non vedo mai nulla, fantasmi o cose strane. Non tutti abbiamo i canali aperti, Francesco. Inoltre, questo è un mondo particolare: il mondo dell'invisibile. Io parlo del mondo dell'invisibile, lasciando perdere la magia, l'esoterismo e tutte le altre diramazioni. Io parlo solo dello spiritismo e del mondo medianico, dei defunti, delle entità, dei fantasmi e via dicendo. Questo mondo è fatto così: più lo impari a conoscere davvero e più impari a capire certe cose, a togliere dalla testa tutto quello che ti hanno inculcato con la religione, con il folklore, con eh, le favolette, con i modi di dire, e via dicendo, più pulisci, più ti apri e più capisci come funziona davvero e più inizi a sentire, a vedere, a capire e piano piano cominci a sentirlo questo mondo invisibile, ma è un processo lungo e ci vuole la giusta apertura mentale. No, tesoro, ma mi è arrivata un'urgenza, un ragazzo che si è bruciato una Ah, sì, mi ricordo, Pam. Guarda Pam, io non so vedere le aure, ma questa sera ne vedo una intorno a Sveva. Che guardando meglio non è bianca Ma è comunque chiara Forse sì, potrebbe essere un verde molto chiaro Sì, so che Brandon l'ultima volta me l'aveva vista verdina Tipo verde acqua Leggero, però appunto molto chiara Però non so perché ripeto Io non le vedo Comunque volevo avvisare Che le tre orette concesse all'inizio Eccola! E arriva puntuale come un orologio svizzero Sono le 11, E tutto va bene io l'assumo sta donna <ride> sì, ma noi possiamo rincontrarci in un'altra vita? nessuno ce lo vieta assolutamente è solo che normalmente poi le anime scelgono di continuare i loro percorsi e vi dicono anche perché devi capire che noi che siamo di qua materiali stiamo vivendo un'intera vita hm? che può essere nei casi più tristi di 10, 15, 20 anni, 2 anni, 3 anni, ma può anche essere di 80 anni, 90 anni, 100 anni, 104 anni e via dicendo. Per noi è una vita intera, ma quando siamo di là, tutta questa vita intera a noi ci sembra una giornata di scuola. Quindi non ha la stessa valenza temporale che ci diamo noi vivi. Prego Tiziano, <ride> grazie. Due orette, non tre. <ride> Dopo tre ore, ho bisogno di, di bermi il camion dei pompieri. Poi. E <ride> ti chiedo scusa se mi sono permessa, tranquilla, non ti preoccupare. Ma figurati, altro. Cioè, va bene, non te lo devi dire a me, figurati. Però ci mancherebbe. Vorrei trovare l'anima di mia nonna, mi aiuti. Ma io non contatto Francesco e I defunti io sono medium ma involontaria solo quando sono loro a venirmi a cercare non sono io ad andarli a cercare non hai ragione Maria Teresa sono tre le ore di live <ride> ecco che è arrivato il cugino <ride> vero da quando ti seguo sente e vedo più cose è sempre così è un altro dei motivi di... che mi chiedeva Tiziano tra l'altro del perché io ho letto così tanto, ho studiato così tanto e mi sono anche messa a ragionare tanto, oltre ad aver, avere la possibilità e la fortuna di poter chiedere e parlare con alcune entità, proprio perché mi rendevo conto che più capivo, più leggevo, più conoscevo e più mi si aprivano nuove cose, cioè capivo sempre meglio. Noi non chiamiamo i defunti, non si deve fare, infatti... Ma no, figurati appena posso controllare i messaggi. Ti regalo un nuovo orologio. <ride> chi è l'entità suprema? Non c'è il dio che tutti invocano. Non c'è né quello abramitico né quello cristiano, né quello cattolico, né quello ortodosso né quello musulmano. Ma chi t'ha fatto nessuno non c'è il capo, non c'è il Mr. Barnes nella situazione. Anche se io ce lo vedrei un po' come Mr. Barnes se ci fosse. <ride> Ma non c'è. È tutto un bilanciamento cosmico. Le entità elevate, più alte, sanno perfettamente che perché l'universo funzioni deve avere un certo tipo di regola e bilanciamento e lavorano per Mantenerlo tale quindi anche per mantenere la loro stessa esistenza eh, nei vari piani universali, tutti vogliono vedere. Io oggi mi sono disegnata una croce sul braccio, di la me che mi ero tatuata direttamente la croce qua con i capelli. Parliamone. Oh, allora, ho scoperto un po' di tempo fa che la melatonina, quella per aiutare a dormire, fa evitare i sogni. Ora, siccome a me nei sogni sul piano onirico mi martorizzano tutte le volte in mille modi diversi e avevo bisogno un attimo di staccare proprio mentalmente la spina da tutto, ho fatto un bel periodo che io tutte le sere mi prendevo... Ah, la melatonina e non sognavo niente o perlomeno i miei canali onirici si chiudevano quindi al massimo avrò fatto <coughs> quei due o tre sogni psicologici in fase REM che nemmeno ricordavo o uh, come mi alzavo rilassata la mattina non ce ne avete idea adesso sono tre giorni quattro giorni che ho smesso di prendere la melatonina perché ho detto se continuo a prenderla Costantemente, sempre, poi finisce che mi tocca pigliarla di continuo per dormire. E non voglio allora, dopo aver essermi rilassata per un periodo, ho smesso di prendere la melatonina. Porco cane, sono tre giorni che non mi lasciano quetare. L'altra notte, addirittura io dormivo e non mi ricordo niente ma ho preso il mio cuscinetto ho cioè un cuscinetto per la cervicale che è una figata pazzesca l'ho preso e l'ho proprio fisicamente lanciato quindi secondo me c'era qualcuno che mi cacava l'anima che voleva parlarmi eh? io avevo sonno e sicuro gli ho tirato dietro pure il cuscino <ride> quindi <ride> <È> eccellente esatto <ride> Sì, infatti nel caso è un po' malefico, il supremo. Poco, poco tanto. Ecco perché il mio fidanzato mi dice sempre che non sogna. Perché per un bel periodo ho preso la melatonina. Sì, la melatonina evita i sogni, infatti. Oh, neo, sister, ma ti sembra l'ora? Già ti devo bocciare per la mazza rituale. Ora ti boccio anche per l'orario. Ma ti sembra. Ora viene Memena e torna a casa <ride> Voglio vedere il tuo cuscino da cervicale L'avevo messo su una foto eh, Sul mio account Ma non mi ricordo Appena l'avevo preso L'ho usato la prima notte uh, Che bello Mi sono alzata la mattina Che avevo un collo Non mi sembrava vero <ride> Sì, sì, tutte. Ciao a Liona, ciao a Liona, la dovete sgridare. Guardate quanto ha fatto tardi. <ride> Racconta qualcosa di mistico? Di mistico in che senso? Non ho capito. Volevo chiederti una cosa: se due persone hanno entrambi le lo la loro specchiatura e per fatalità. Aspetta, che ti ho perso? E per fatalità sono che si. Sono che si diciamo, guardano male a questi. Cosa succede? <ride> allora la specchiatura rimanda quello che tu hai mandato a quella persona, quindi non ti protegge dal tuo stesso sguardo, ti protegge dagli sguardi degli altri. Se io ti mando un malocchio a te e tu hai la specchiatura, quel malocchio, anche se io la specchiatura l'ho mandato io. Quindi a me mi torna comunque. Per cui quello che mandano gli torna lo stesso addosso, non gli arriva quello dell'altro, ma il loro gli torna. Oh mamma mia, io finisco in tutti i posti possibili e impossibili. Tu sei un caso a parte. No, a tempo fa ho perso una persona a me cara e mi hanno proposto di richiamare l'anima con la Wii U ma mi rifiutai categoricamente, anche grazie al tuo consiglio. Non te l'ho mai chiesto. Perché non si deve fare? Non è che non si deve fare, è che è una mancanza di rispetto intanto verso il defunto stesso. E poi non possiamo sapere com'è in quel momento il defunto. Se per esempio il defunto non ha tante energie, o ha dei compiti da svolgere, o magari sta continuando il suo percorso o ancora non è capace a interagire e quindi consuma un sacco di energie senza motivo, non riuscendo peraltro poi a collegarsi, lo mettiamo tra virgolette in una situazione di stress, gli stressiamo l'anima nel senso vero della parola. Allora, se loro possono, se loro sono capaci, se loro hanno le giuste energie, se loro ritengono che sia necessario e via dicendo, vengono loro. Altrimenti di andarli a cercare, di andarli a tirare, a consumargli energie e via dicendo, semplicemente perché magari ci mancano, non è una cosa bella per loro. E normalmente quando tu ami qualcuno che questo sia vivo o che questo sia defunto, dovresti prima di tutto pensare al suo bene e non al tuo. Tutto lì. Non è che ci sia un divieto. Avevi il collo così rilassato che non sembrava il tuo. Esatto. <ride> Prego Andrei. Io arrivo tardi ma meglio tardi che mai Mi è diventata pure esperta di proverbi adesso Comunque ragazzi 11 minuti fa Il mio orologio umano Maria Teresa Aveva battuto le 11 in punto E quindi Direi che vi posso anche dare la buona nanna anche perché ho una sete porca, devo andare al bagno, <ride> vedi i cuoricini del mio orologio umano, io l'assumo quella donna <ride> e poi devo ancora rifare il video che ieri ho parlato per 40 minuti ma non avevo registrato, <ride> buonanotte Maria, grazie a te, <ride> tra le altre cose. No, ma la batteria scarica l'orologio di Maria Teresa. <ride> Ragazzi, ci vediamo lunedì nella live. E speriamo... Adesso ho cominciato a pubblicizzare la live di lunedì già da mercoledì. E rivoglio anche a tutti i miei haters, che il cagone e il Raffaele con la moglie posseduta mi mancano. Oltre a tutti gli altri mi saluti. <ride> Sono le 11 di mattina. Secondo te, se fossero le 11 di mattina, parlerei così tanto non mi conosci? Io la mattina ringhio. Se qualcuno si azzarda a parlarmi la mattina, il mio massimo della risposta è grazie a te, Andrei. Notte Maria, buonanotte, Andrei. Gabri, buonanotte. Antonella, buonanotte. Il tema è sui luoghi tra virgolette comuni sui fantasmi perché c'è veramente troppa confusione sui fantasmi, sui luoghi dove stanno, dove non stanno perché ci stanno. Ma qua non c'è mai morto nessuno e vatte la pesca. Allora bisogna un attimo chiarire la situazione. Buonanotte, Tiche. Buonanotte, Dani. Sabri, buonanotte, Gabri, buonanotte, Tiziano, buonanotte, lunedì, sempre. <ride> Maria Teresa, buonanotte, grazie. Il mio gagone, sì, era il gagone nostro, tornerà. <ride> Alessandra, buonanotte. Aleona, ti chiedo io allora se ti fai le unghie dei piedi. <ride> non è vero che ci ho parlato e non ha e non ha ringhiato ha ah, ringhiato per niente con chi hai parlato con me alle 11 del mattino? What's one? buonanotte Ale Sì, sì, è anche d'obbligo Maria con la tematica credimi dalla buonanotte dammi buonanotte non è che è già tornato sotto mentite spoglie? No, ma lo, lo evoco perché a me mi servono i miei haters. Mi fanno aumentare le visualizzazioni. Senza gli haters Me crolla. Pure da poco. Ma erano le 11 del mattino. Non erano le un... Ah, vabbè, ma ero a Genova, ero in ferie. Quando sono in ferie mi alzo a orari decenti. E quando sono a casa non riesco a alzarmi dal letto comunque non erano le 11 erano le 11 eh sì 11 11 e mezza erano quando ci siamo viste lì a San Pier e abbiamo cercato qualcosa da mangiare C'hai ragione vedi che sto rincoglionita C'hai ragione che sono rinco buonanotte Marilena grazie buonanotte a tutti lunedì la live sul canale youtube e poi ci si becca in giro per il faccia libero se non ciocca in sti giorni, e nei video su YouTube, e dove pare, io vado a fare la pipì. in giuretta, io ho sempre ragione soprattutto quando non hai torto. Notte mami, notte a todos. Però non mi ricordo mai come si stacca. Ah, eccolo. trolado.